ragazzi, ed eccoci qui in un nuovo video. Io sono Francesco e là a registrare c'è Valerio. Bella. E oggi vi mostreremo la mia collezione manga. Per andare ci dobbiamo abbassare, perché messo in basso. Allora, questa qui è tutta la mia collezione manga. Partiamo da questo che si vede di più, perché è più grande. Ed è Dragon Ball, questa versione. Questa è quella che ha fatto Star Comics con la Gazzetta. E costa 5 euro ed è enorme. E devo dire che è stato il migliore acquisto che ho fatto tutto qua. Ed è completa. Ed è bellissima. Qualcosa di stupendo. Poi abbiamo questi due volumi, che sono autoconclusivi, cioè uno e due, che si chiamano The Will of the Child. Carini, per una lettura di due volumi carini, niente di che, però si possono prendere, sono bellini, ve li consiglio. Poi, da come avrete visto negli acquisti manga, c'è il numero 1 e il numero 2 di Made in Abyss, che come ho detto anche negli acquisti manga, non vedo l'ora che vada avanti, perché l'autore è abbastanza lento, però non vedo l'ora che vada avanti. Poi abbiamo numero 1 di Sesso e Satan. Carino, ho preso il primo così per provarlo e mi è piaciuto, devo dire, mi è piaciuto tanto, quindi lo continuerò. Poi ho questo, il manga di Memento Mori, che vedrete pure nella collezione di Valerio, ed l'abbiamo comprato all'inizio, l'abbiamo preordinato e con la scusa alla fine ci sono tutti i nomi e c'è sia il mio che quello di Valerio, quindi potreste, se ve lo comprate, potreste spiarci, potreste sapere come ci chiamiamo. Poi c'è dal numero 1 al numero 11 di Haikyuu. L'ultimo devo dire che l'ho letto ieri e mi è piaciuto tanto, perché in questa parte della storia sta diventando sempre più bella, quindi ora li dovrò comprare tutti, perché è molto ma molto 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 bella. E in più abbiamo il numero 1 sempre di Haikyuu, ma in inglese, che ho comprato quando sono andato a Londra, che è in inglese, che è, rispetto a quello là, ve lo prendo, cioè, un po' la differenza anche qua, un pochettino più grande, però numero 1 in inglese. Poi abbiamo One Piece, abbiamo numero 1, che è la versione quella argentata, che non avevano fatto per il look comics, e dal numero 70 al numero 82. Ora vi spiego perché c'è dal numero 70 al numero 82. Allora, io One Piece ho iniziato a vedere su Mediaset, dal primo fino alla saga degli uomini pesce. Dopodiché un giorno accendo di nuovo Mediaset e dico: ma che stanno facendo in TV? E vedo che c'erano tutti i film di One Piece. Da loro ho scoperto che dalla saga degli uomini pesce non lo facevano più. Quindi ho detto: devo andare a trovare un modo per potermelo vedere. E ho scoperto il Subita. E mi sono visto dalla saga degli uomini pesce a Dressurosa. Dopodiché vado a casa di mio compagno e vedo il manga di One Piece. Io non pensavo esistesse. Dico: ma che cos'è questa cosa? Ma Vediamo. Allora ho scoperto il manga, infatti One Piece è stato il primo che mi sono comprato. Il primo episodio è stato da 70 al 79, che è tutta la saga di Dressurosa. Poi ho comprato 80, 81, 82. Dopodiché ho comprato poi, mi sono letto le scan, e da allora mi secca comprarmi gli altri volumi, ma me li compro. Poi vabbè, abbiamo qua Dragon Ball. Poi abbiamo i 4 volumi di Mob Psycho 100. 1, 2, 3, 4 sono quelli che sono usciti fino ad ora in Italia. Il Lover è formato da 15 volumi e penso che me li comprerò tutti, perché tutti dicono: ah, i disegni brutti, cose... Sì, però nella loro bruttezza, che sono brutti, mi piacciono. Questo. Ok, sono strani, direi, non tanto brutti, perché mi piacciono, sono bellini. Poi abbiamo i primi due volumi, come avete visto in acquisti manga del Tra Comics, di Ez, e i manga l'1 e il 4 che ho ordinato, quindi ora ne arriveranno,
E quando mi arriveranno mille cose tutti e gli faccio una piccola recensione perché penso sia davvero carino. E poi abbiamo anche il numero 1 di One Piece, il numero 1 di Death Note, anche questo in inglese. Trovo in inglese tutto quanto. E anche questi due, come Aiju in inglese, sono giganti, cioè. C'è quello, uno di One Piece, e poi anche l'uno di One Piece, e anche questo, cioè, è il doppio, possiamo dire. Certo, costano un pochettino di più, costano 7 dollari, 7 sterline, però la qualità penso che sia maggiore. E questo era il reparto manga che ho, che è tutto quello che avete visto prima, e poi ho pure un reparto fumetti, che non è che sia grandissimo, ma anche voglio far vedere. Allora ragazzi, questo qua è tutto quello che ho io di fumetti. Ho tutto questo paperino che va dal numero 237 al numero 401, che all'inizio era tutto uguale. Poi hanno detto, vabbè, facciamolo giallo dal logo. L'hanno fatto giallo, dopodiché l'hanno girato così e ho detto, vabbè, basta, fa schifo perché tutti da una parte questo messo così. 401, vediamo qual è l'immagine. Questa con l'ignomi, molto bellina. 3 euro, ce li meritava 3 euro. Però ho detto, vabbè, basta. Abbiamo questo Paperinik. Questo topo Olimpiadi che era uscito per le Olimpiadi che avevano fatto a Londra, se non sbaglio. Poi abbiamo alcuni numeri di Topolino vecchissimi. Questo qua è il numero 100. L'ultimo è il numero 3169, tanto per dire quanto è vecchio. Poi abbiamo questo fumetto che è Ken Parkpet. Non so cosa sia, si deve stare. Questo qua, il numero 1. Poi c'è il 2 e il 3. Questi volumi di Tex sono anche questi molto vecchi, questo qua è 198 e poi c'ho questo qua che è più vecchio, il 648, anche questo è molto vecchio. Poi abbiamo dei fumetti di Dylan Dog, numero 136, 62, 60, 59, e altri fumetti di La mano di Allah. Pure buono. Grande storia di tutti i tempi. Ok, e anche questi sono tutti i miei fumetti che ho. E poi anche nella mia collezione troviamo delle action figure, cioè è molto mischiata la mia collezione, un po' là, un po' sopra, un po' sotto, che sono queste due action figure. Questa di Goku, questa di Unbreakable che avete visto anche negli acquisti manga, e delle Tina Comics, che poi c'è anche questa action figure che è bellissima. E poi questa action figure di Corazon che, confrontate, è un po' piccolina, diciamo, che però nella sua piccolezza mi piace perché è molto ben dettagliata e ben fatta. Per chi non lo conoscesse, è di One Piece, ma ne dubito che non lo conoscete. E niente, questo qua con queste action figure e tutta la mia collezione manga, fumetti e anche delle action figure. Prossimamente uscirà anche la collezione di Valerio, quindi andate a vedere anche la sua. E per questo video è tutto, noi ci vediamo con prossimi video, con prossime novità e ciao!